Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. In collegamento con Genova con la presidente dell'Associazione Donne della Birra, Elvira Ackermann. La mission dell'associazione. L'associazione è nata qui a Genova 6 anni fa, abbiamo appena festeggiato il nostro 6° anniversario, sì, è nata da una mia idea. Io lavoro nel mondo del beverage, come si suol dire, e anche delle birre. È nata da lì, prima mi sono appassionata al vino e poi è arrivata anche la birra, soprattutto quella artigianale. E mancava un'associazione, secondo me, di questo genere in Italia, mentre in altri paesi, come ad esempio la Germania, dove sono nata io, esistono già delle cose del genere. Poi niente, la mission è molto semplice: parità nei generi, perché ho notato che le donne sono spesso ancora dietro le quinte nel mondo birrario, e infatti la nostra associazione comprende anche un 32, anzi adesso siamo anche a 33 birraie, donne che brassano, cioè che producono delle birre, e diamo sostegno a loro, diamo visibilità, li aiutiamo un po' nelle vendite, facciamo tantissimi bellissimi eventi in giro per l'Italia. Adesso sono purtroppo online, però poi le riprenderemo anche dal vivo. E poi ci sono tutto il gruppo delle appassionate, che sono donne che si vogliono avvicinare al mondo birrario, che vogliono fare dei corsi, perché noi offriamo anche dei corsi in collaborazione con le donne del cibo, Formalimenti. E perciò questo è uno dei nostri obiettivi principali. Inoltre, chiaramente, in generale la divulgazione della cultura birraria a livello nazionale, ma anche in Svizzera, perché abbiamo delle socie anche in Svizzera. Quante socie siete attualmente? Siamo circa 200 in questo momento, diciamo che siamo in crescita, e soprattutto di profilo vorrei aggiungere, perché il numero a volte non è importante. Abbiamo diverse socie molto dinamiche, soprattutto devo dire in Lombardia, dove si trova anche la tua sede, le donne leoparde sono sempre state molto tenaci, molto dinamiche, e ci danno una bella mano all'associazione a farla crescere. La birra come nutrizione, secondo le donne? Tanto fare un po' di miti, perciò alcuni dicono che la birra fa ingrassare, alcuni dicono che la birra fa gonfiare. Non è vero assolutamente, perché se noi paragoniamo il contenuto di calorie di un succo di frutta a uno della birra, la birra fa ingrassare molto meno, per esempio, di una Coca-Cola o di un succo di frutta. Con Elvira Ackermann è tutto, a voi la linea.